Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un saluto da Devalma e Guido, vero papà? Allora, raga, come ben sapete, adesso i glitch per avere tutto gratis, l'applicazione vi fa crashare. Questo qua posso dire che l'ho trovato io, però già questa versione già l'avevo trovata quando il glitch ancora funzionava, per sbaglio. Praticamente funziona ancora. Questo money glitch ti permette di usare ancora il bug degli appartamenti. Penso che molti di voi già conoscono questo glitch. Praticamente su un account si comprano quelli che costano di meno, mentre sull'altro personaggio si comprano quelli che costano di più. Qui vi faccio vedere che adesso ho preparato il primo personaggio. Ho comprato gli ultimi tre garage, ragazzi, gli ultimi tre garage. Quelli che costano di meno. Le auto che avete dentro non le perdete, vi faccio vedere, come ho visto dal gameplay, vanno nel deposito, quindi state tranquilli. A questo punto andiamo a preparare il secondo personaggio. Il secondo personaggio che do dobbiamo avere per forza, altrimenti il glitch non va, è l'esatto contrario. I primi tre appartamenti, quelli che costano di meno, raga. E in fondo gli ultimi tre slot con quelli che costano di più. Io qua diciamo ho lasciato quasi tutto il glitch integrale. Ho velocizzato per farvi vedere tutti i passaggi. Se non capite bene un passaggio vi invito a mettere pausa. Magari potete chiedere su nel gruppo Telegram oppure nei commenti. Appena posso vi rispondo. Scusate, fumo sempre le sigarette. A questo punto vedete sto comprando gli appartamenti quelli più cari. Poi dovremo eseguire i glitch, quello che abbiamo fatto fino a stamattina, con una piccola variante. Come no, papà? Sì, invece. No? Ok. Finiamo un attimo con la preparazione. Una volta che abbiamo acquistato negli ultimi tre slot, quelli che costano di più, perché solo gli ultimi tre slot vanno a sovrascriversi, diciamo così. Salviamo, cambiamo qualcosa di completo così siamo sicuri che venga pure questo salvataggio. Aspettiamo la rotellina. Poi dal secondo è importante, dobbiamo ripassare al primo personaggio. Con questo glitch volete anche farvi dei vestiti moddati, glitchati, fra parentesi. Ho fatto un paio di prove così, tanto per prima, per provarle. Comunque, una volta che abbiamo fatto tutta la preparazione, ricordo, primo personaggio, gli ultimi tre slot, quelli che costano di meno. Secondo personaggio, gli ultimi tre slot, gli appartamenti i più cari, quelli dei Eclipse Tower, ville, quello che avete. Ok, una volta fatto tutta la preparazione, qui vi faccio vedere che un'altra volta gli ultimi tre o quelli che costano di meno, andiamo nella storia. Allora, se siete, diciamo, già glitchati, mi raccomando, impostazioni, dobbiamo andare a togliere l'autosalvataggio, è importantissimo. Togliamo sempre l'autosalvataggio perché quando premiamo R1 ci si torna. Poi andiamo sul creatore, anche se vi è buggato, andate sul creatore perché così vi dice, vi dà le politiche, quindi quando fate i glitch non avete problemi poi dopo. E torniamo al gioco. A questo punto rifacciamo tutto il vecchio glitch, andiamo a mangiare la peyote, se ci riesco, dopo mezz'ora ci sono riuscito. Una volta mangiato la peyote, ci facciamo uccidere. Tutto esattamente come all'inizio del primo glitch. Solo l'ultima fase ha la variante, che è quella che ci consente, quella che ci consente di ricevere i soldi sugli appartamenti. Qui mi faccio ammazzare. Andiamo tasto PS, andiamo su un'attività, attività reticente di qualcuno. Possiamo usare anche le nostre, avvia attività, premiamo X, alla schermata nera confermiamo. A questo punto di nuovo tasto PS e andiamo a togliere l'internet. Andiamo su impostazioni, poi dobbiamo andare su rete. Quando siamo su rete togliamo la spunta della connessione, come qui vedete nella foto. Ritorniamo nel gioco con doppio tasto PS. Accettiamo la schermata. Appena abbiamo accettato la schermata, che è mancata la connessione, ritorniamo nelle impostazioni, tasto PS, rete, e
e andiamo a rimettere di nuovo la spunta. Qui mi è saltata una schermata in più, raga, scusate, non voglio di editare tutto da capo adesso. Appena siamo torniamo indietro nel gioco, facciamo il trucco della polizia. Se ragazzi, se non vi viene il trucco, ammazzate, pigliate il pugno a cazzotti le persone, perché tanto vi potete muovere. Premete ogni tanto il tasto pausa così vedrete dove siete. Aspettiamo che già la polizia ci cerchi, ci venga a trovare, ci arresti, ci ammazza. Io preferisco sempre quando mi arresta, perché è un pochettino più facile. A questo punto qui l'ho fatto in slow motion. Appena vi arrestano o vi ammazzano, dovete aspettare di più, vedete? Che la schermata si fa bianca, puoi anche uscire la scritta beccato. Appena esce beccato, andiamo sul tasto PS, attività, una qualsiasi attività recente, dove sempre che ci sia scritto avvia GT Online, raga, mi sono dimenticato prima di dirlo, per questo dico guardate sempre tutto il video, specialmente i miei. Andiamo su via GT Online e confermiamo. A questo punto, se è andato tutto bene, a questo punto dobbiamo avere la schermata bianca, non come prima a tricolori la famosa bandiera italiana, ma la schermata bianca. Se abbiamo la schermata bianca e continua così il caricamento, ce l'abbiamo fatta. L'unico particolare è questo: che succede adesso? Quando andiamo nell'online abbiamo pochi secondi, altrimenti crasha l'applicazione, come penso molti di voi abbiano già constatato. Che facciamo? Attenti al rumore di gioco, state molto attenti al rumore di gioco. Appena toccate terra, premete subito il tasto opzioni e andate subito su cambia personaggio. Raga, avete un paio di secondi, per questo avete un pochettino di tempo. Vedete, qui ci sono le scritte, sto atterrando. Appena atterrato, tasto PS, tasto opzioni, online, andiamo su cambia personaggio e confermiamo con X. Se ce la facciamo a non crashare, è andato tutto a posto. Andiamo a scegliere il personaggio, logicamente sceglieremo, in questo caso scelgo il maschio, dove le cose più care, volendo si possono fare anche i vestiti. E qui dobbiamo aspettare finché non ci arriva l'errore del gioco, che è passato troppo tempo e che ci rimanda nella storia. Ma qui attenzione, non confermate la schermata, non dovete confermarla, mi raccomando. Adesso ve lo ripeto un'altra volta, non confermate la schermata, se confermate la schermata non va, questa qua. Tempo per trovare la sessione scaduto, bla bla bla. A questo punto diamo appunto il tasto PS, andiamo su chiudi applicazioni e chiudiamo l'applicazione senza confermare. Una volta che scompare la donna e ricarichiamo il gioco, teniamo premuto L1. Teniamo premuto L1 tutto il tempo finché non ci esce la calibrazione dello schermo. Quando ci esce questa calibrazione, possiamo rilasciare il tasto, premiamo X, confermiamo e lasciamo caricare. Una volta che abbiamo caricato tutta la storia, mi raccomando, se rifate i glitch, ritogliete l'autosalvataggio, andate su creatore, così vi togliete anche la schermata che vi dice di accettare l'Eula, anche se in questo caso non serve perché siamo alla seconda volta. Comunque vedete, lo faccio. Andiamo nell'online. Appena siamo spammati nell'online, non ci resta che sostituire gli ultimi tre slot degli appartamenti con quelli degli appartamenti che costano di meno, e vedrete che avremo i soldi degli appartamenti più cari. Adesso vi faccio vedere, l'ho fatto tutto in velocità così non superiamo i 10 minuti, cioè superiamo di poco i 10 minuti. Vedete, adesso compro quello che costa di meno e i soldi ci sono, vedete? Potete rifarlo all'infinito, diciamo, finché ne avete voglia. In tutto credo ci voglia un quarto d'ora per fare 1,5 milioni, più o meno così. Poi volendo potete anche fare delle prove per farvi dei vestiti glitchati, qui l'ho fatto solo delle prove a caso, gli altri non le fa vedere perché dovrei andare nello sbirro corrotto, poi nella missione. Comunque per questo video è tutto, salutiamo a papà, ciao a tutti, salutiamo a tutti e ci sentiamo nel prossimo video. No. Sì o no? 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 Raga, un abbraccio a tutti, fate bravi. Ah, se volete entrate nel gruppo Telegram, c'è la seconda crew che è aperta a tutti, volevo ricordarveli. È che sabato 6 facciamo il raduno, chi vuole partecipare è ben accetto. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!